Buonasera, buonasera amici, grazie di questo invito e mi scuso di non poter essere presente, ma purtroppo impegni mi portano, inderogabili mi portano altrove. Quindi ringrazio anche ad aver accettato di poter mandare un mio contributo ugualmente sull'argomento. Tra l'altro sottolineo che questo ovviamente non è un endorsement politico per il movimento, per questa iniziativa, per la quale ho comunque simpatia, perché tutto quello che è nuovo e proiettato a dare un contributo di miglioramento non può essere che accettato di buon grado. Io sono Simone Campinotti, attualmente presidente dell'Agenzia per lo Sviluppo dell'Empolese Valdelsa, e il mio sarà un contributo prettamente tecnico su questa che viene denominata ecotassa, sulla quale non sono d'accordo e porto anche la voce di tanti amici imprenditori, perché effettivamente è un atteggiamento abbastanza anomalo quello di voler combattere l'inquinamento di pianeta semplicemente mettendo un'altra tassa che, invece di combattere l'inquinamento, a nostro avviso indebolirà ulteriormente le nostre imprese già poco competitive e non darà nessun contributo praticamente a risolvere il problema. Ovvero, cioè, si va a fare qualcosa che apparentemente parla d'ambiente ma in realtà serve a far cassa, e questo, a prescindere dai pensieri ideologici che ciascuno di noi ha, non può essere accettabile oggi, in un momento in cui da anni le nostre imprese dicono che siamo penalizzate a livello internazionale per un costo elevatissimo dell'energia, per un atteggiamento spesso anti-industriale a tutti i livelli e, diciamo, per un contesto nel quale ormai è diventato veramente una missione fare impresa. Ma lo dico facilmente, perché girando il mondo, e non sono un tecnico, tra l'altro i colleghi di Confindustria mi dicono che ci sono delle novità di ieri, un abbassamento da 1 euro al chilo a 50 centesimi, che viene portato come una conquista, ma io ripeto, mi sembra che ci fosse già un contributo ambientale che si chiama CONAI. Non capisco perché ci sia bisogno di un altro tipo di tassazione che va a aumentare il già pesante costo CONAI, e tra l'altro, salvo che non venga cambiato qualcosa, la cosa incredibile è che andrà a penalizzare anche le aziende esportatrici, perché la tassa si ripercuoterà su tutta la produzione. Cioè, per fare un esempio, se un'azienda, come ne abbiamo tante anche sul nostro territorio, esporta il 90% all'estero e il 10% in Italia, alla fine, insomma, non è una botarda dire che forse gli converrebbe andare a fare la produzione veramente fuori dall'Italia e produrre in Italia solo quel 10%, ma mentre ormai ha portato la produzione altrove, forse gli conviene farcela tutta e via. Cioè, dicono, in Germania ho visto come è stato affrontato il problema, e quindi io da imprenditore dico, specialmente in politica dove non ci dovrebbe essere concorrenza, invece di inventare cose nuove, fantasiose, che spesso, anche se partono i buoni intenti, si ripercuotono negativamente e addirittura, invece di portare un beneficio, producono un danno, azzerando anche un settore, come è successo in passato con la nautica, come è successo con le automobili. Cioè, oggi si cerca di andare a far cassa su un settore, probabilmente il legislatore crede ancora ricco, cioè creando un danno enorme alla produttività del paese. Io dico no, cioè in Germania, quindi invece di copiare, andiamo a vedere le buone pratiche che ci sono in Europa. Cioè, andiamo a vedere ad esempio in Germania, dove appunto ho visto con i miei occhi praticamente che nessuno butta una bottiglietta di plastica via, semplicemente perché in ogni supermercato dove si compra queste bottigliette pagando un surplus per il fatto che è inquinante, cioè, poi gli viene riresa all'utente un tot, mi pare 50 centesimi addirittura, per la stessa bottiglia riportata nello stesso supermercato. Va da sé che le bottiglie sono un valore, è come il carrello, nessuno si sogna più di rubarlo dal momento che ci ha infilato dentro un euro. Ora dico, ci vorrebbe una coscienza che evidentemente ancora non c'è, se la politica pensa di poter ricondurre a ragione la gente tassandogli tutto. E faccio un esempio, è come se le imprese sono la piantina, il governo invece di, da buon contadino, di annaffiare questa piantina per farla crescere, mette il divieto d'accesso a tutti gli infestanti, cioè gli infestanti, cioè, non lo guardano il divieto, e la piantina alla fine, cioè, seccherà o
praticamente crescerà in funzione della quantità d'acqua e del buon terreno che trova. Ora, ripeto, cioè, quindi il giudizio mio e anche di noi imprenditori in generale è assolutamente negativo. Se si vuole colpire, cioè, veramente l'inquinamento, allora rimoduliamo, va bene anche la tassa, ma solamente per le merci inquinanti, solamente per le plastiche inquinanti, per disincentivare l'uso e la produzione di quelle a favore di materiali riciclabili e con impatto, non dico zero, ma quasi zero. Casomai anche mettendo in pista dei meccanismi virtuosi di incentivazione della ricerca, cioè con un rapporto fra imprese e mondo accademico finalmente virtuoso, per produrre anche nuovi materiali che potrebbero essere interessanti per rendere ancora più competitive le nostre imprese sul mercato. Quindi ecco, spero di non avervi annoiato, mi scuso di questa forma un po' alla buona bucolica, ma io torno adesso da una riunione a Firenze, sono un'azienda dove mi stanno aspettando un'altra e quindi ho cercato di fare del mio meglio per far arrivare questo messaggio. Quindi vi ringrazio, fate un bel lavoro e mi raccomando, cioè, ricordatevi delle imprese, perché dietro le imprese poi ci sono i cittadini, ci sono i territori. Chi non riconosce questo assetto vuol dire che non è chiaro come funziona il mondo. Grazie, grazie.